Buonasera Paolo. Ciao Gerson, buonasera a tutti, benvenuti. Dai, dai, che sei, disinvoltura nel cambiare visto le che sciarpe. Oh, passi dal nerazzurro al nerazzurro ce l'ho sempre. Questa è, me l'hanno dato i tifosi della Mediterranea Imperia. Aspetta, sabato. Controlliamo. Non è Lecce? Grande, no. Questa è della Mediterranea Imperia. Grande prova delle ragazze nella piscina a Cascione. E quindi i tifosi mi hanno omaggiato e la devo portare in trasmissione. Ma la mia dell'Inter ce l'ho sempre, la vedi qua sotto. Non ti preoccupare che non cambio io. Bene. Non sbocchi il giaguaro. Speriamo di non sboccare. Non lo sbacchi il giaguaro, vai tranquillo. Va bene, allora il prossimo sponsor di Sportivi sarà il negozio di sciarpe di Paolo. E ne avrò una cinquantina. Già. Pensa a te, pensa. Va bene, dimmi. Allora, partiamo subito con il résumé della semaine sportive. È stata una buona settimana, no? Sì, è successo di tutto. Il derby. All'Inter sono arrivati in prova i giocatori più assurdi della storia del calcio. È arrivato un attore a provare. Sì. Volevamo fare un film su San Siro. Poi l'hanno rispedito a casa, ma lascia perdere. L'Inter sta bene così, c'è un mucchio di giovani che stanno venendo fuori bene. Ma il pronostico sul derby l'avevi azzeccato? Sì. X. L'avevo detto. X. Meritata X. Ti ho azzeccato la Juve, l'uno sì. L'X del Milan e l'Inter. Diamo i numeri. Chi offre di più? Ho sbagliato il Napoli, se no cuccavo del grano. Ho sbagliato che avevo il 2 fisso. Ma abbandonavi, te ne andavi ai Caraibi, eh? Certo. Va bene, dai. Questa settimana poi vedremo, dai, insomma. Allora, questa è una puntata corta, perché? Cosa c'è succede la partita, dopo c'è la partita dell'Argentina-Arma, grande partita. E allora, noi partiamo subito col sommario. Con la telecronaca di Gerson Maceri, le riprese sono di Pastorelli Domenico. E il commento tecnico doveva essere, avrebbe dovuto essere, sarebbe dovuto essere. Le diciamo tutte, di Paolo Staltari, ma aveva freddo. Quindi un sommario. È andato a ripararsi al bar, questo è vero, eh? È vero. Il sommario com'è? Il sommario è ricchissimo, nonostante il progetto giovani dell'Inter subisca ogni settimana dei contraccolpi pesantissimi. Allora, avremo la pallanuoto, la vela, la pallavolo, il basket, il canottaggio, gli imprescindibili marchi di fabbrica della trasmissione Meteo Sport e i pronostici del weekend sportivo. Riprendo fiato un attimo, chiuderemo con la differita di Argentina-Bragno, 23esimo turno del campionato di promozione Girone A. Ricordiamo che l'Argentina ha sempre 15 punti di vantaggio e quindi fra 2 o 3 settimane potremo già festeggiare la promozione in eccellenza. Giusto? Sì, guarda che dietro le telecamere sta facendo dei gesti sconsiderati. Ma io ho fiducia, dai. La cabala, Allora, partiamo col primo servizio. La Mediterranea Imperia, con una prova convincente, batte la NGM Firenze per 11-6 e consolida il suo quarto posto. Vediamo il servizio e le interviste del dopogara. Vince e convince la Mediterranea Imperia che nella terza di ritorno della A1 femminile di pallanuoto sconfigge alla Cascione la NGM Firenze con un ampio 11-6. La Mediterranea ha mostrato grande carattere, un gioco veloce e preciso e a fianco di una prestazione corale di buon rilievo alcune giocatrici in grande spolvero come la Emmolo, Giulia Gorlero e l'intramontabile Stiver. L'avvio del confronto è all'insegna del grande equilibrio, con protagoniste assolute le due giocatrici di porta, in particolare la fiorentina Gigli, costretta a fare gli straordinari prima di essere trafitta dalla Emolo in un'azione con doppia superiorità numerica. Sul fronte opposto è l'altra azzurra, Lapi, a ristabilire subito la parità. Un altro fendente della Emolo, a 3 dalla fine del primo quarto, riporta in vantaggio la Mediterranea, che non sarà più ripresa e il 2-1 rimane fino alla sirena, perché le due difese continuano a fare ottima guardia nonostante la discreta velocità di gioco in entrambe le metà delle vasche. Nel secondo quarto è ancora la Emola a trascinare le padrone di casa con le sue bordate e se all'inizio del periodo si assiste al botta e risposta tra la mancina di casa e la toscana Bartolini, ancora la Emola e la Stibera, entrambi in superiorità numerica, portano il parziale sul 5-2 di metà confronto. Al ritorno in acqua è subito la Pomeri ad andare a bersaglio, mentre le azioni offensive della NGM si infrangono sulle mani della difesa o vengono neutralizzate dai riflessi di gatto della Gorlero, che però nulla può sulla girata della Olimpi dalla corta distanza. Ci pensa Mercedes Stiber a ristabilire subito in superiorità le 4 lunghezze di margine preservate poi dai 3 ottimi interventi della Gorlero.
accorcia le distanze la Colaiocco, ma sul ribaltamento di fronte la stessa atleta della NGM non riesce a contenere la beduina della Casanova, che sigla l'8-4, sul quale, complice anche la prima superiorità numerica sciupata dalla Mediterranea nei primi tre quarti, si va agli ultimi 8 minuti di gioco. Ecco una Palombella fintata che una fuoriclasse come la Mercedes Tiber sigla il 9-4 che a 5-12 dal termine congela il risultato. La Emmolo si fa parare un rigore dalla compagna di nazionale Gigli, ma si fa anche perdonare pochi secondi dopo mettendo a segno il 10-4. Segna ancora la D'Amico, ma dall'asse Drocco Casanova esce la girata che a fil di sirena dei 30 secondi manda a referto l'11-5 con il gol della toscana Ferini che serve solo per fissare il definitivo 11-6. Che tipo di partita hai visto in acqua? Un'Imperia decisamente diversa dalle ultime esibizioni? Sì, molto diversa. Io parlavo tanto con Marco questa settimana e abbiamo messo tante cose a posto tra noi le ragazze e con Marco anche in acqua, e penso che si vede perché era un'altra Imperia, altra Mediterranea che voleva giocare, voleva vincere la partita. Di nuovo abbiamo fame di vittorie e speriamo che continuiamo così. Senti, il campionato comincia a diventare difficile perché adesso le partite contano e contano anche doppio delle volte. L'Imperia è carica abbastanza, tu che la vivi da dentro, vedi questa reazione delle ragazze, è concreta, si può veramente scommettere su questa squadra? Io penso che si vedeva già che è un'altra Imperia e lavoriamo ancora per migliorare, per andare a vincere tutti i campi, perché il nostro obiettivo è vincere in Coppa e vincere nello scudetto, a Final Four, però ancora tanto tempo allenarsi, tutto mettere a posto. Io penso che comunque le ragazze sono molto disponibili, ascoltano Marco, ascoltano me, e se andiamo così possiamo arrivare lontano. Senti, una domanda difficile, come sta Mercedes Tiber? sta bene, soprattutto dopo le vittorie sta bene. Quando perdiamo sono un po'... non arrabbiata, delusa, perché arrabbiata non posso essere con queste ragazze perché siamo un gruppo meraviglioso, però delusa perché aspetto di più da me stessa e da delle tutte. Abbiamo ritrovato la rabbia che ci deve essere per arrivare agli obiettivi grandi che forse avevamo un po' messo da parte, e quindi è stata una tappa del percorso molto importante quella di Bogliasco, una bella risposta quella di Bologna, un altro mattoncino in avanti rispetto a Bologna oggi, ma fanno parte tutti del percorso di crescita che deve essere abbastanza veloce, perché poi vogliamo essere al massimo già per i quarti di finale di Coppa Campioni, e poi abbiamo di nuovo un po' di tempo per crescere per il finale di campionato, perché vogliamo vincere i quarti di finale. Domani affronti la partita di Padova, un altro ostacolo importante in questo campionato che si sta facendo sempre più bello, sempre più appassionante. La gara di Padova è comunque un altro scalino di questo campionato difficile. Come verrà fuori la partita? È un test importante, una delle squadre che forse abbiamo studiato e preparato di più negli anni. È un incontro particolare, ci teniamo molto noi, molto loro. E sarà imminente il quarto di finale, non dipenderà da come andrà, però ripeto, a me interessa che ci sia una continua crescita e che le difficoltà che affrontiamo, per grosse che siano e a volte me le auguro anche, ci aiutino a rafforzarci, e per ora è sempre stato così. Io ho massima fiducia in questo gruppo e so che se continuiamo a lavorare così, visto che anche oggi sono uscite tante lacune che ancora abbiamo, possiamo diventare proprio forti, ma non dobbiamo mai calare l'attenzione come oggi, un minuto, due gol, non ci piace così. Senti, Padova è un avversario tradizionale nel percorso della Rarinantes della Mediterranea Imperia, dunque che cosa ti aspetti in quella piscina? Mi aspetto che la sentano molto come partita, forse più loro che noi, perché negli ultimi anni ci siamo scontrati per cose decisive e siamo sempre stati più bravi e fortunati noi di loro. E niente, mi aspetto che è la preparazione dei quarti di finale, io sono sicuro che li incontreremo lì, e quindi una partita viva, accesa, una bella partita di alto livello come è stata questa, e tutte le partite di alto livello aiutano a crescere.
Hai visto che roba? Sì. E ricordiamo che le interviste sono del collega Damiano Di Giuseppe. E io che ho le riprese... la tua cronaca, la il tuo cronaca. Commento tecnico, l'ho apprezzato. Tu hai visto tutta la partita. Assolutamente. Comunque le riprese Domenico Pastorelli, bravissimo. Hai bravissimo. Visto si che vede proprio piano. La mano, Hai visto che primi piani, vai avanti, vai. Tra l'altro, a proposito dei primi piani, fra poco avremo un ospite importante, questo non l'abbiamo detto all'inizio, ma merita un approfondimento. Certo, è per la prima volta quest'anno. Per la prima volta qui, in mezzo qui, a noi. In mezzo a noi, vedrai chi ci verrà. Stai giù, Giù, vai giù, avanti. Dopo. Vai dopo. Avanti, secondo servizio. Secondo servizio, passiamo alla vela, perché col Festival della Vela si è concluso nello scorso weekend la 29esima edizione del campionato invernale West Liguria, di cui vi offriamo le immagini più suggestive girate nei 4 mesi di gare e ovviamente anche i risultati finali. Si è conclusa nel weekend la 29esima edizione del West Liguria, campionato invernale di vela organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Dopo il trofeo Grimaldi, autunno in regata e inverno in regata, sono state le 2 giornate di gare del Festival della Vela a delineare le classifiche definitive. Con un vento gelido spirante fra i 15 e 25 nodi, ad aggiudicarsi la graduatoria overall dell'ultima tappa è stata Sea Wonder di Vittorio Urbinati, davanti a First Fun di Karim Perù e a Emanuela Sanremo Mare di Giuseppe Magliocchetti. Sea Wonder ha replicato il successo anche nella classe ORCA, precedendo First Fun e Rebissu di Guglielmo Bodino. Nella categoria IRC invece, Albino Picco si è messo alle spalle ancora First Fun ed Evan Can Wait. Emanuela Sanremo Mare si è consolata con il primo posto nella ORCB davanti ad Evan Can Wait a Blue Storm di Massimo Sorli. Nella Racing Club 1 è stato Flash di Paolo Pinto a prevalere su Akira di Guido Rispoli e Melissa di Dario Gioffredo. Nella Racing Club 2, successo per Gulliver di Michele Orlando su Kerkira di Aldo Sario e Mabea di Alberto Tombolini. Nella classe Gran Crociera, infine, affermazione per Fotiting di Emilio Milanino, che ha primeggiato su Wally B di Giovanni Berretta e su Solange di Marco Randazzo. Per effetto dell'ultimo fine settimana di gare, la classifica generale riservata ai gruppi ORCA e ORCB ha visto il trionfo con 13 punti di First Fun di Karim Perù, che ha preceduto di 10 lunghezze un Sea Wonder di Vittorio Urbinati in tardiva rimonta, mentre sul terzo gradino del podio sale Emanuela Sanremo Mare di Giuseppe Magliocchetti con 27 punti. First Fun ovviamente ha fatto incetta di premi aggiudicandosi anche le graduatorie dedicate alle sole ORCA davanti a Sea Wonder a Forrest Gump di Roberto Tamburelli e IRC, nella quale ha preceduto ancora Sea Wonder e APS Iruenza di Ferdinando Scandolera. Emanuela Sanremo Mare è riuscita invece a conservare il suo primato nella classe ORCB, nella quale ha avuto la meglio su APS Irruenza e sul pingone di mare di Federico Stoppani, tutti dello Yacht Club Sanremo. Nelle ultime 3 classi ancora tante conferme e poche sorprese in extremis. Nella Racing Club 1 è stata Flash di Paolo Pinto ad imporsi su Akira e Melissa. Nella Racing Club 2 Gulliver si è difesa strenuamente dagli assalti finali di Kerkira e Mabea. Nella Gran Crociera, infine, Fotiting ha posto fine vittoriosamente al confronto serrato con Wally B e Lupo Bianco di Anacleto Brusoni. Le premiazioni di inverno in regata sono andate in scena nelle sale dell'Hotel Royal di Sanremo, mentre la Clubhouse dello Yacht Club Sanremo ha ospitato il conferimento dei riconoscimenti ai vincitori tanto del Festival della Vela quanto dell'intero campionato West Liguria 2012-2013. L'edizione appena conclusa è stata l'insegna della grande qualità sia per quanto riguarda le imbarcazioni, su tutte First Fun e Rebissu, sia relativamente agli equipaggi, con la presenza di nomi importanti quali quelli del tattico Roberto Spata e dell'ex olimpionico Andrea Casale. L'appuntamento con la 30esima edizione del West Liguria, per tutti gli appassionati e curiosi, è stato già fissato per il prossimo ottobre. Vai Paolo! E dopo la pubblicità e la sciarpa. Dopo la pubblicità torniamo io e te. Torniamo e andiamo io con e te. Un altro servizio, rimaniamo sempre in acqua. Questa settimana siamo andati a trovare gli amici della canottiera di Santo Stefano del presidente Garibaldi, che dopo gli ultimi successi si prepara per le prossime gare del 24 marzo. Andiamo a vedere. Una Santo Stefano Canottieri che sta ottenendo ottimi risultati, no Andrea?
Sì, diciamo che sta continuando a ottenere ottimi risultati dopo la stagione del 2012, dove voglio ricordare abbiamo partecipato ai campionati del mondo junior con Garibaldi e Federico, abbiamo ottenuto medaglie nel Costan Rowing, nel doppio e nel singolo, un argento e un bronzo, con gli atleti sempre Garibaldi e Federico, suo fratello Francesco e con Burrato Riccardo. In più abbiamo avuto una grossa stagione con la squadra dei giovani, dove abbiamo raccolto medaglie in tutte le regate alle quali abbiamo partecipato, sia in campo regionale che in campo nazionale. E questa stagione qua è cominciata bene, abbiamo partecipato a due regate nazionali e una internazionale, una a Torino di fondo su 6 km dove abbiamo provato un equipaggio nuovo, sempre due fratelli Garibaldi ma sul due senza, con una barca di punta. E la settimana dopo siamo andati a Monte Carlo, dove c'è stata la classica regata di Costa Rowing, sempre su due giornate, hanno vinto nel doppio entrambe le giornate e hanno avuto anche la soddisfazione di essere premiati dal Principe in persona. I prossimi impegni? I prossimi impegni saranno a marzo, il 24, dove c'è la prima regata regionale. Lì contiamo di portare un gruppo numeroso. Qual è il segreto di questa canottieri Santo Stefano, i successi che ottiene? Qual è il suo segreto? Il segreto è tutto nell'allenatore Andrea, che porta avanti ormai da 20 anni questa, 24 quest'anno, festeggiamo il 25enne, porta avanti questa esperienza. Coi mezzi che abbiamo, che non sono tanti, quest'anno cavalcando la crisi economica che c'è nel nostro paese, ci siamo visti ridurre anche alcuni contributi, soprattutto dall'amministrazione comunale, che sono venuti meno, però andiamo avanti cercando, con una sede nuova all'interno del porto Marina degli Aregai, e la vera forza resta l'allenatore che è Andrea, che è un allenatore conosciuto a livello nazionale e che porta avanti nel migliore dei modi proprio questa società. È stata una bella gara, siamo andati là convinti abbastanza delle nostre potenzialità, dato che poi prima appunto era arrivato il risultato di Torino, che siamo arrivati secondi dietro, davanti a due campioni del mondo, quindi eravamo consapevoli che potevamo far bene. Siamo andati là, cioè la gara, ovviamente i francesi erano tosti, cioè c'era una squadra che era il Tonon, che aveva portato anche un sacco di atleti appunto per far bene. Noi però siamo riusciti a starci davanti, è stata una gara molto dura e tirata, però alla fine siamo riusciti a vincere sia sabato che domenica appunto. È stato emozionante essere premiato dal Principe? Beh, quello sì, sempre, comunque non è molto comune essere premiati da un Principe, ecco. E niente, poi si è aggiunta la vittoria, quindi ancora meglio. Ma non è solo questa vittoria di voi, no? Durante l'annata sportiva mi sembra che avete ottenuto altri risultati rilevanti. Sì, io personalmente sono andato a fare la Coppa della Jeunesse quest'estate, ho vinto 2 ori e sono partecipato ai mondiali a Plovdiv in Bulgaria come riserva. E lui invece è campione italiano in sedile fisso, quindi comunque formiamo un buon equipaggio. I prossimi impegni? I prossimi impegni, ora inizieranno le regate regionali a Genova Pra, in cui appunto vedremo di ripetere il due senza. Usciremo di nuovo in due senza, proveremo a fare di nuovo due senza, e poi dopo quella gara lì ci saranno i vari meeting nazionali che cominciano presto quest'anno, anche perché i campionati italiani l'hanno spostati prima, cioè sono molto prima rispetto agli altri anni che erano a settembre, quest'anno invece li fanno a giugno, quindi continuiamo ad allenarci secco e duro. I vostri obiettivi futuri quali sono? Adesso migliorare la nostra condizione in barca in due senza e poi puntare a un posto in nazionale Under 23. Mi sono voluto mettere con i canottieri, mi ha informato mia mamma, io ho chiesto cosa facevano, e devo dire che adesso che comincio anche a fare delle cose, determinate cose, e hanno detto anche che cominci a fare qualche gara, a me mi piace, e devo dire che quando all'inizio remavo volevo remare poco, invece adesso passano 5 minuti sembra che voglio remare anche più di un'ora. Ecco, oggi con l'attrezzo ho visto che hai fatto più di mezz'ora.
Sì, ne ho fatti 35 minuti, perché dicevo, Andrea ha detto di farne 15-20, però poi quando sono arrivata a 20 ho detto ne faccio 25, ne faccio 30, l'ho fatto 35, 40 non me la sentivo di farlo. Quindi adesso aspetti le prossime gare? Sì, spero che siano presto. Bravo Federico, bravissimo, bravissimo, che grinta che ha già. Allora, seconda parte del servizio, iniziato. Paolo, sì, per il prossimo venerdì. Venerdì andremo a conoscere tutti gli altri componenti della squadra del Santo Stefano al Mare, la canottieri del presidente Garibaldi. La sai prossima... qual è il santo protettore della canottieri? No. Vabbè, te la dico la prossima puntata. Sanremo, vabbè, dai. Andiamo avanti. Vai avanti tu, dai. Si avvicina il momento dell'ospite, eh? Andiamo. Lo share si impenna e allora noi andiamo a parlare di volley con l'ausilio di Cesare Fagnani come ogni settimana. Andiamo a scoprire quanto è successo nei palazzetti della nostra provincia e chi ha avuto la meglio sotto rete. Si avvia alla conclusione la regular season del campionato provinciale Under 16 femminile. Infatti domenica si è giocata la quart'ultima giornata. Le immagini ci portano alla palestra Ormond, dove il Golfo di Diana in maglia blu scura ha superato al tie-break la NLP blu in maglia blu chiara. Mentre la Nuova Lega Pallavolo Verde ha sconfitto per 3-1 la Maurina, la Nuova Lega Pallavolo Rossa, vincendo per 3-1 la sfida con la capoclassifica Olio Colto Taggia, si è portata a 3 punti di distanza in classifica, ma con una partita in meno. Under 14 femminile, nona giornata. Carrozzeria Funivia Maurina A 3-1, Arma Taggia NLP Rosa 3-0, Salis Ventimiglia Gazzera Sanremo 3-0. Classifica condotta da Funivia con 24 punti, Armataggio e Maurina 20. Under 17 maschile nona giornata. Pio X Loano Cariparma 3-2, Golfo di Diano Sabazia 3-0, Albisola A Gazzera Sanremo 3-0. Diano è secondo, Cariparma quarto, Gazzera fermo a 0 punti. Under 15 maschile decima giornata. Ponente Cariparma 3-1, Albisola Diano 3-0. Sanremo Volley, Volley Team finale 3-2. Diano è secondo, Cariparma terzo, Sanremo quinto. Campionati di serie, quarta giornata di prima divisione femminile. Maurina Armataggia 3-0, NLPA Tally Whale 3-0, Salis Ventimiglia NLPB 3-0, Costanzo Giardini Sanremo Golfo di Diana 3-2. Classifica condotta da Costanzo con 11 punti, Ventimiglia e NLPA a 9. Prima divisione maschile decima giornata. Cariparma Lassio 3-1, Volley Team finale Tremoviter 3-1, Pio X Loano Coapi 3-1. Coapi è quinto con 14 punti, chiudono la classifica Cariparma con 4 e Tremoviter con 2. Campionati regionali, C femminile, Tattoo Planet supera in casa per 3-1 Celle Varazze, Salis Ventimiglia sconfitta in casa al tie-break dal Serteco Genova. Ventimiglia è sesta in classifica con 25, Tattoo è settimo con 21. C maschile, Cariparma perde 3-0 con Villaggio Volley. Le grafiche hanno la stessa sorte con Lavagna e perdono 3-1. Classifica Cariparma sesto, grafiche decime. D femminile, NLP Sanremo Cogoleto 3-1, Anfossi Taggia Savona 3-0, Graglia Gruppa Lassio 3-2, Anfossi è seconda, Graglia è quinta e la Nuova Lega Pallavolo settima. E domani a Ruffini di Taggia alle ore 21 sfida al vertice, perché l'Anfossi Taggia ospita la capo classifica volare Arenzano. Sempre domani per la prima divisione femminile a Cittera alle 18.45 NLPA Armataggia e alle 21 NLPB Golfo di Diana. A Ruffini alle 18 Maurina Ventimiglia Metal e a Ormona alle 18 Tally Whale Salis Ventimiglia. Sempre Ormona alle 21 per la C maschile Grafica Amadeo Spedia Volley. Domenica, oltre alla 11ª giornata di Under 14 femminile e alla terz'ultima di Under 16 femminile, sono in programma Under 17 maschile, Cittera alle 11, Gazzera Albisola B.
C maschile Palaitis alle 18, Cari Parma Albissola. Chiude la D maschile Ormon 19:30, Pizzeria Mediterraneo Avis Ceparane. Io vi aspetto per venerdì prossimo con alcune anticipazioni sul campionato provinciale di Under 13 maschile e femminile. Bravo Cesare Fagnani, sempre preciso e puntuale, eh? Sempre, servizi sempre, eccezionali, sempre. Con delle immagini di qualità, di qualità, di qualità. Di qualità. Perché chi l'ha girata questa immagine? Ah, non lo so, non si sa niente. Bisogna chiedere. Vabbè, passiamo come ogni puntata a una carrellata dei risultati delle, delle classifiche dei prossimi turni a cui saranno impegnate le squadre del Basket Club Ospedaletti e BVC Sanremo. Le immagini di Danubio ci accompagnano sul parquet del palazzetto di Via Isnard, dove il BC Ospedaletti si è imposto sullo Juvenilia Varazze per 82-48 nel sesto turno del campionato di Serie D maschile. Gli Orange, dopo aver messo al sicuro il risultato dopo metà gara, hanno concesso un ampio minutaggio anche a molti juniores, che hanno egregiamente contribuito ad ampliare il divario con il fanalino di coda fino al più 34 finale. Sugli scudi, come sempre, Michelis e Zunino con rispettivamente 17 e 16 punti, con le sorprese Gattino e Sibilla in brillante doppia cifra. Coach Lupi archivia con soddisfazione moderata la vittoria, pensando già all'incontro di questo weekend sul difficile campo dell'Albenga Settimo. In testa, infine, non fa più notizia l'ennesima vittoria del Sarzana contro l'Ardita. Le vittorie consecutive della capolista salgono a 18 e per il BC Ospedaletti l'imperativo è ora mantenere la piazza d'onore. Nel campionato Under 19, copertina doverosamente dedicata all'impresa del BVC Sanremo Avado. I matuziani, già sconfitti due volte dai savonesi nella regular season, sono riusciti questa volta a spuntarla grazie ad una difesa abrasiva e a ripartenze letali. Tacconi con 17 punti è stato il top scorer di un match che ha visto grandi protagonisti anche Pistola e Bianco. Coach Franchi, pur conscio della grande prestazione dei suoi, cerca di minimizzare riportando il focus sul prossimo impegno contro la SCAT Genova, che potrebbe valere la terza vittoria consecutiva della fase a orologio. Nel torneo Under 17 Elite, l'Imperia ha superato il Red Basket 57-41 in una partita che ha visto entrambi gli attacchi contratti con percentuali al tiro basse. Solo un'accelerazione nel finale ha permesso ai ragazzi di coach Risso di fare il break e di conquistare la semifinale al meglio delle tre gare contro il DLF Spezia. Sempre per quanto riguarda la categoria Under 17, chiusura affidata al BC Ospedaletti che, travolgendo Cairo per 64-34, conquista il secondo posto nella regular season alle spalle della capolista Rarinantes Bordighera. Gli Orange contro i Valbormidesi hanno condotto il match fin dalla palla 2, mettendo in mostra un Bencivenni scatenato, autore di 20 punti, e un Massa sempre reattivo a rimbalzo che ha chiuso con 15. Lo sguardo di coach Lupi è già proiettato verso la fase ad orologio, durante la quale dovrà essere confermata la crescita tecnica del gruppo. Sale la tensione. E manca l'ospite. Arriva l'ospite o no? Chi è l'ospite, Paolo? Non lo so. Chi vuoi allora, che sia? Non lo so. Allora, dai, creiamo ancora un po' di suspense. Tutti a casa, insieme. Oh! Oh! Eccolo qua. No. Ecco. Achille qua. Benellatore, oh. L'abbiamo buonasera a tutti. Oh, bravo. Sempre avuto. Buonasera. Ciao Paolo, in ordine alfabetico. Certo. Pensavo di, allora, di vecchiaia. Come va? Buonasera va a tutti, bene? Amici. Sempre vederli poi in distanza, questi come due amici. Come sei alto? Per ringiovanito. Sua eccellenza, sua altezza. Sì. Eccomi qua. Ah, ecco. Hai visto che si è messo all'altezza? Però, terra a terra come tutti era noi. Era puntita sta sedia, però. Ah, no, è quella di Paolo, aspetta. Cosa ci racconti questa settimana? Ma questa settimana, meteorologicamente parlando, il tempo si è un po' messo a posto, le temperature sono un po' aumentate. Oggi avete visto quella calotta di nuvole piuttosto spessa che ha velato in modo denso il cielo, ma si è trattato di una perturbazione che è andata a interessare Sardegna, Corsica e poi Sicilia e Calabria. Il margine ha dato questa nuvolosità e questo po' di vento, però solo per oggi. Da domani torneremo in condizioni di alta pressione. Quando arriverà la primavera? La prima vera giornata di primavera è oggi, perché il 1° marzo è iniziata la primavera meteorologica, non quella astronomica, che inizierà il 21 di marzo. Però la vera primavera
di nuovo che gioco di parole, scusate, arriverà. Però all'inizio della prossima settimana, segnatamente martedì, mercoledì, saremo alle prese con una perturbazione atlantica. Non porterà del freddo perché arriva dall'Atlantico, però probabilmente dopo allora arriverà la primavera. Quindi le manifestazioni che ci sono in programma questo weekend, quelle ma che sono all'aperto, come io la direi, Corsa Ciclistica io di Bordighera. Ho previsto per domenica, per anche per domani, sabato, domenica, e se c'è qualche manifestazione lunedì, ma non mi pare questa volta ne siano, il tempo sarà buono. Soleggiato, poco nuvoloso, temperature in aumento, quindi quello che c'è a Bordighera, ad Armaditaggia, tutto anche sui campi di tutta la Liguria, il tempo sarà buono e ve l'ho detto, con temperature in aumento. Un po' di vento, ma quello non disturba. Quindi siamo tranquilli per questo weekend. Direi possiamo di andare sì, a fare direi i servizi, possiamo andare Gerson su tutti i campi. Contemporaneamente, vabbè. Lui è impegnato sabato pomeriggio alle 16 a Arma, Madonna dei Borghi contro San Rocco. Bene, il tuo ottimo pronostico su questa gara? No, ma perché pronostico? Qua dobbiamo parlare di meteorologia. Appunto, no, ma no, facciamo fare due pronostici no, anche a lui. No, perché vedo che quelli che cominciano a fare così, un 2-2, dai. Madonna dei Borghi San Rocco 2-2. Non ci sta bene. Prima in classifica contro la seconda. Non ci sta bene, dobbiamo vincere. Vogliamo vincere, San Rocco vuol battere la Madonna dei Borghi. Però, insomma, la Madonna... 2-2, tu dai il pareggio, giusto, va bene. Ha una santità maggiore, diciamo ancora. Va bene. Ok. Allora io direi di iniziare con i pronostici. Con va bene. Con Achille Pennellatore. Allora, così. Per la prima volta nella storia di SportTV abbiamo ampliato la lavagnetta. Allora, partiamo da Catania-Inter. Andiamo con quest'ordine. Paolo, Achille, Gerson, va bene? Allora, X. Per me vince l'arbitro senza con un pareggio 0-0 le squadre, vince l'arbitro perché farà una bella figura. L'arbitro è Bergonzi. Bergonzi. Benissimo, io ti dirò invece 2-0 per il Catania e il mattatore sarà Gomez, il Papu Gomez. Molto bene. È il momento dei Ber. Bergonzi, sì, Berlusconi, Bersani, versi buoni bicchieri di vino. Certo. Ma si può ancora dire? Sì che si può dire. Siamo come... fuori? Ho rispettato la par condicio io. Bere da una parte e bere dall'altra. Milan-Lazio. X. E tu? Io vedo la criniera di El Shaarawy che fa un gol. 1-0 per il Milan. Io 1-1. Scusa, Catania-Inter cosa avevi detto tu? 0-0 con un'ottima figura dell'arbitro. Perfetto. È un po' ambiguo, questa ottima figura dell'arbitro. Napoli-Juve sta giocando adesso. E noi qua siamo completamente rinchiusi in questo studio, isolati, non sappiamo nulla. Dalla regia ogni tanto sentiamo delle urla, però non capiamo di che parte siano. Però vedo dal monitor che non sta piovendo a Napoli. Quindi la mia previsione era giusta. Avevo previsto assenza di pioggia e non sta piovendo. Io dico 1 per il Napoli sta settimana. Bene. Probabilmente una anch'io, sì. E io mi dispiace darvi così corda, ma dico 2-1 per il Napoli, quindi 1 anch'io. Tutti 1, siamo d'accordo sull'1 allora. Pensa, magari sono già 3-0 e magari non lo sono già 3, vabbè, facciamo ridere allora. Vabbè, però almeno sanno che siamo in diretta. Sì, certo. Insomma, questo è già tanto. Chiudiamo con Roma-Genoa. Ah, no, è Roma-Gennaio. Roma-Genoa. 1. Va bene, siete autorizzati a cambiare canale dopo queste... No. Roma-Genova 1. Ok. Io vedo un pareggio anche lì a Roma. Il Genoa è in fase positiva da parecchie giornate, quindi vedo un risultato positivo, non certo una vittoria, ma positivo per il Genoa, quindi un bel pareggio. Io invece dico 1-0 per la Roma. Autorete? Perché no? Portanova, autorete di Portanova. Molto bene. Allora, mostriamo, come al solito, questa volta è molto più importante mostrarlo, perché insomma... E venerdì prossimo vedremo chi ha fatto di più. Achille tra ha messo in gioco la sua credibilità in questo modo e noi ne prendiamo atto. Il modello matematico meteo può intervenire anche in queste bene. Partite. Allora, vi ricordiamo due cose brevemente. Allora, il tennis intanto, una notizia di tennis, perché... Questa notte, Fabio anzi Fognini. La scorsa notte, Fabio Fognini è passato in semifinale al torneo ATP 500 di Acapulco battendo il colombiano Santiago Giraldo col punteggio di 7-5, 6-4 in 1 ora e 29 minuti di gioco.
purtroppo in semifinale non troverà l'altro italiano Paolo Lorenzi, che è stato eliminato dalla testa di serie numero 1 Ferrer e che incontrerà proprio Fabio Fognini questa notte. Ma noi teniamo per Fabio Fognini, dai. Senza dubbio. Poi ha un'arma in tasca. L'Atletica a San Romolo. È di arma di taser? Arma in te, non l'hai capita, tu. Si è affreddata. Tra quella di prima di Sanremo dobbiamo fare un sondaggio, sì. Sulla pagina Facebook, poi ve lo ricorderò. Allora, San Romolo, domenica mattina, seconda fase dei campionati regionali societari giovanili di corsa campestre, organizzazione a cura della Pro San Pietro, insomma, ritrovo per le 10.30 tanti ragazzi che si misureranno con la corsa campestre. E mentre il bugigattolo di... Poi pomeriggio alle ore 16 a Arma, Madonna dei Borghi, San Rocco. L'hai già ricordato? Alle ore 20.45 Milan-Lazio, arbitro Rizzoli. Passiamo a domenica a Bordighera, corsa ciclistica organizzata dal gruppo sportivo Barrale di Bordighera, circuito sul lungomare Argentina, con partenza il primo concorrente alle ore 9. Poi il calcio alle ore 12.30, Torino-Palermo, arbitro Rocchi. Ore 14.30... Come arbitro Rocchi? Un attimo. Rocchi. Ma Rocchi non partiva titolare in Catania-Inter? No, Rocchi non parte titolare. Ah. Arbitra lì, Rocchi. Poi ore 14.30 per il campionato di promozione Arenzano-Argentina. Ore 15 Bologna-Cagliari, Banti, arbitra Catania-Inter, Bergonzi, ve l'ho già detto, Fiorentina-Chievo, Doveri, Pescara-Udinese-Russo, Doveri. È partito. Sampdoria-Parma, Valeri, Siena-Talanta. 100 lire per farlo partire, ma 1.000.000 per farlo fermare. Sera alle ore 20.45, Roma-Genova, Gervasoni. Fiorentina-Chievo, scusa? Sì, te l'ho detto. Fiorentina-Chievo? Fiorentina-Chievo, Doveri. Io ero qua, tu? Adesso abbiamo finito questa sera. Vi lasciamo all'intera telecronaca di Argentina-Bragno. Sì. Grande partita allo Sclavi con la telecronaca di Gerso Maceri e le riprese di Domenico Pastorelli. E il mancato commento tecnico di Paolo Staltari. Cambiasso, è tutto per questa sera. Cambiasso che è Stankovic. Ci vediamo il prossimo venerdì. Ciao, grazie Achille, grazie della tua presenza. Grazie a voi, grazie. Grazie Paolo. Ciao Gerso. Ciao. Complimenti per le grazie battute. Ciao. Al prossimo venerdì, vai. Argentina Bragno.